ragazzi, sono serio, cioè, bene, mettere sul mio canale ancora mondiale oggi, ragazzi, non ci si ferma più. Germania-Svezia, seconda giornata dei mondiali. La Germania che è uscita sconfitta, stranamente, il turno scorso, ragazzi, con il Messico. Chi se lo sarebbe mai aspettato? Il sondaggio l'ha vinto la Germania ampiamente. E andiamo, ragazzi, a sistemare la nostra formazione tutta downgradata, perché vista la sconfitta, insomma. Neuer in porta, Hector sulla sinistra, Hummels, Boateng, Kimmich, Müller. Da un gradatissimo Chan, ragazzi, da un gradatissimo 82-85 all'inizio stagione, e ci teniamo che dire Toni Kroos insostituibile come Ozil, Draxler o Gundogan, vediamo chi è più preciso. Freddezza, mettiamoci Gundogan e Werner davanti. Portiamoci in panchina Royce, che c'è già, e ci porterei anche Sané. No, Sané lo lasciamo fuori, anche se, ragazzi, è velocissimo, 94 velocità scatto. Però, ragazzi, lo porto al posto di Rudiger, e gli altri possono anche rimanere così, ragazzi. Insomma, ieri è stata una partita piuttosto brutta. Il link è qua sopra, di Serbia-Svizzera. Finita, lo vedrete, partita brutta, immeritata. Speriamo che oggi vada meglio. Questa Germania-Svezia non dovrebbe essere una partita così difficile, a dire la verità, però non ti fa mai. Incontri tra nazionali riservano sempre grandi emozioni, c'è la storia del calcio in questo tipo di sfide, c'è un'adrenalina e una motivazione speciale. Io e Stefano Nava siamo pronti a raccontarlo. Un saluto a tutti, molto emozionante. Seconda volta che si gioca al Fish Stadium, stadio olimpico Fish, come potete chiamare. Questa sfida tra la prima e Svezia. Link qua fu Spagna-Portogallo-Spagna in realtà. E qui, ragazzi, ho azzeccato non tutte le cose, ma quasi. Oggi, ragazzi, speriamo vada come è andata a Portogallo-Spagna. Guarda, Portogallo-Spagna in realtà no. Ma com'è andata col pronostico, sì. E com'è andata, ragazzi, tornate indietro, beccate il link. Ed ecco. Arriviamo, se riesco a riconoscere Neuer. E Kimmich, mi sembra quello là. Sì, girerò un po' a te. Fratello di Kevin Prince. Questo deve essere Müller. No, questo è Werner. E non me ne fa vedere altro. Granqvist. Questi qua che ci hanno portato fuori. Doveva essere Germania-Italia oggi. Doveva essere Germania-Italia, invece è Germania-Svezia. Doveva essere pronostico, ragazzi, della nostra Italia, invece non sarà così. Se avete qualche partita con l'Italia, ragazzi, magari in extra, pronostici inventati, scrivetelo nei commenti, suggeritemi qualche partita, qualche episodio, ragazzi, e non tarderò a portarvelo. Sembra quasi di stare in campo, Pier. Due squadre Adidas, quindi, con gli stessi caratteri. Mette le mani sui pantaloncini, ecco, l'allenatore della della Germania, molto conosciuto. Neuer, Kimmich, Boateng, Hummels, Hector, Khedira, Kroos, Juventus, Real Madrid, Müller, Gundogan, Özil e Werner là davanti. Portiere di Serbia, Ter Stegen, portiere del Barcellona. Vediamo chi ci portano. Olsen, conoscete, Lustig, Lindelof, Granqvist, Olsson, Claesson, Larsson, Svensson, Forsberg, Toivonen e Berg. In panchino, certo, Carl Augustinsson. Un incubo per la nostra Italia. Si comincia, Germania-Svezia. Ecco, dentro per Ozil.
dentro per Werner. 6 minuti, sesto minuto, 5 minuti, 1-0, segna lui, Werner. Attaccante se non va derato del Red Bull Lipsia. Portato al gol, palla che ha picchiato contro il palo prima di entrare. Un colpo da biliardo da parte dell'attaccante, preciso, bravo e fortunato. Tirato anche per la maglia, se vogliamo essere pignoli, quindi se fosse caduto un rigorino ci sarebbe stato. Tanto ragazzi, la Svezia ha cominciato a giocare ora contro contro la Repubblica Coreana, Corea del Sud, ragazzi. Quindi si registra mentre la Svezia gioca la partita prima. Via 1-0, sesto minuto, Werner. Özil. Dentro! Perché tira, mi sembra. No. Per i tedeschi. Per Gundogan. E la palla esce con l'intervento di Andreas Granqvist, ex Genoa. Cross dentro, troppo lunga, allora Hummels. Dentro dove c'è Müller, che va a farfalle e invia la difesa della Svezia. Attenzione a questa azione, sinistro, bravo. Manuel Neuer. Gundogan. Ho detto per Müller. Sul fondo l'acrobazia. E ancora Özil. Spazza e mette fuori in qualche modo la difesa della Svezia. Gundogan da fuori. Angolo. No, neanche. Sono bisogno di deviazione. Ma l'ha cambiato più 40 gradi la traiettoria. Prova il raso terra. Attenzione, palla dentro. C'è il gol della Svezia. Io non ci credo, ragazzi. È il primo tiro che fanno in porta. E trovano il gol subito. Pare di essere l'Italia. Neanche l'Italia. Ed è la stessa cosa che è successa in Serbia-Svizzera. Non è possibile. Forsberg. Pareggia. Toivonenberg! E tra un po' si prende il secondo. Se non c'è Neuer. La pressione su Gundogan. Sinistro, adesso sta giocando solo la Svezia. No, adesso non si fa più un tiro in porta. Palla profonda per Werner. Niente, non riesce neanche a crossare. Nemmeno quello. Si va a riposo. Adesso voglio vedere le statistiche. Tiri 4 loro, 5 noi, importa, 3 noi, 2 loro, risultato di 1-1. Finché non hanno fatto gol, non hanno fatto niente, nulla. Così al centro, dentro Sané. Müller può giocare attaccante, no. Dopo entrerà Royce. Ciao ragazzi, non so che fare, ci vuole velocità lassù. Meno male Sané esterno, Müller, serentissimo. La palla dentro, dove c'è Sané? Porta vuota, palo, non ci credo. Non è possibile. Özil. Lunga dove c'è Werner. Werner, ribattuta, come ha fatto? Come ha fatto a recuperare quel terreno lì? Che dirà? Sané. E qua c'è un fallaccio però. Özil, dentro, per Werner, ancora il portiere.
Ozil. Cross. Palo. Io non ho parole. Io non ho parole. Io non ho parole. Passa prima che te levino. Werner. Werner. 95 tiri. 95 tiri. Ed è gol. Ed è gol, ragazzi. 80 minuti per pareggiare. 80 per fare gol. 80 minuti. 80 minuti quasi. E il palo di Sané. E la traversa di Kroos. E due gol a porta vuota. E il difensore che spuca dal nulla te la leva. Finalmente, Finalmente, ragazzi. Emil Forsberg. È su ultra difensiva. E contropiede. Sané. Sané! Niente da fare. Ma deve essere una buona opportunità. E probabilmente ne capiteranno altre. Sperarsi è inutile, Pier. Cambio. Chi mettiamo? Chi c'è abbiamo? Chi c'è rimasto? Mettiamo Schule al posto di Boateng. Non mi viene in mente altre persone da me. Sané. Non la puoi sbagliare! Non la puoi sbagliare! Marco Reus! Al 90esimo 3-1. Ed è giusto così. Ed è giustissimo così. Assist di Sané. Dentro per Reus. 3-1. Finalmente, ragazzi, un po' di giustizia, eh. Un po' di giustizia. Sotto le gambe a Olsen. La Svezia è proprio nata per rompere le scatole agli italiani o un italiano che gioca. Risultato che soddisfa sicuramente la Germania. Sarebbe buffare la Germania, in realtà. Però una sola squadra in campo. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1. E ragazzi, finalmente, era l'ora. Il quarto uomo indica 3 minuti di recupero. 3 minuti di recupero, vediamo magari di non prendere il 3-2 come si è fatto con l'Inghilterra. Toivone. Occhio al cross. Bravo cross. Werner. Werner. Tutto solo. Werner. Piede a banana. Finisce qui la partita. Poteva fare quel che voleva. Ma va bene così. Questa vittoria potrà servire al morale. Mamma mia. I soliti svedesi, ragazzi. I soliti svedesi. Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Quest'oggi stare 80 minuti a cercare di fare un gol. Alla fine, ragazzi, 6 tiri ha fatto Werner, ne ha bucati 2, Lasciamo stare per il 90esimo, fanno 5, però ragazzi, molte volte non capisco la logica di FIFA, veramente non è nella mia comprensione. Tiri 13-4 per noi, ti importa 7-2, loro con 2 ti importa, ha fatto gol con 7 tiri ed è sempre queste le pecche di FIFA. Io ve lo ripeto ogni partita, che uno può tirare tutto il giorno, non fa più di quei gol lì, non li fa, perché sono partite programmate. Ragazzi, vi saluto, ci vediamo domani, non ricordo proprio con che partita, abbiate pazienza. Trovate il sondaggio su Instagram e comunque, ragazzi, seguitemi, lasciate like, iscrivetevi come al solito, speriamo che domani sarà parità normale. Ciao a tutti ragazzi, grazie per il sostegno che mi stai dando e tutto. Alla prossima. Ciao.